Quando vado a Londra, la prima tappa è rigorosamente Camden Town. Adoro perdermi tra i labirinti di bancarelle, andarmi a bere un paio di pinte nei pub gremiti di tifosi al sabato pomeriggio e ovviamente strafogarmi di street food. L'inverno scorso stavo cercando un pasto caldo e mi sono fatto convincere da un gentilissimo cuoco cinese che mi voleva far assaggiare quello che stava cucinando. Risultato, mi sono seduto, l'ho pappato tutto e ho fatto pure il bis. Spaghettini con manzo marinato e verdure, questa è la mia versione. Partiamo con la marinatura della carne. Questa è una marinatura che utilizzo spesso sia in padella che sulla griglia. Andiamo a tagliare la carne a striscioline, coltellaccio, prima a metà. Pirofilina. Dentro. Carne in pirofila, olio di sesamo. Dopo la parte grassa aggiungiamo sapidità, salsa di soia, una pepata, schiacciamo uno spicchio d'aglio e una generosa grattugiata di zenzero fresco. Andiamo a recuperare la polpa. Ora utilizziamo gli strumenti che servono di più in cucina, le mani, e mescoliamo. È sempre bello sporcarsi ogni tanto le mani in cucina. Pronti! Copriamo con pellicola, la lasciamo riposare una mezz'oretta, massimo un'ora, così i sapori all'interno della pirofila si conosceranno tra di loro. Nel mio fornitissimo frigo ho già del manzo marinato. Il wok è già infuocato, così il manzo avrà quella crosticina che tanto mi piace. Questo è il rumore che si deve sentire. Il wok è incandescente e cuocerà il manzo in massimo un minuto. Arriva una fucilata di aglie di zenzero che non puoi capire. Tutta la carne dovrà avere questa crosticina qui. Non toglierla prima, eh! Guarda, non c'è più alcuna traccia di liquido in padella, possiamo toglierlo. Tac, spegniamo il fuoco e mettiamo il manzo a riposare. Opla! Lo copro con pellicola così rimane bello tenero. Il nostro manzo è pronto, passiamo alle verdure. Taglio il peperone rosso a falde sottili. Friggitello o anche peperoncino verde dolce. Guarda che trucco. Per togliere i semi lo scuotiamo, gli tagliamo la testa, zac. Andiamo a perdere tutti i semini. Lo vado a tagliare in diagonale, così diventa un tocco orientale. E via con l'altro. Carota, prima metà, poi a strisce e poi a bastoncini. Ok, io ho mantenuto il fondo di cottura del manzo. Qua abbiamo una sessione ritmica invidiabile. Ci sono Flea e Chad Smith dei Red Chili Pepper che stanno gemmando allegramente e aspettano il resto della band. Quindi pronti col resto della band. Carote, peperoni e friggitelli. Vado a condirle con un po' di salsa di soia. Non voglio cuocerle per più di 3 minuti, le voglio mantenere croccantissime. Ora non mi resta che buttare la pasta.
Gli spaghettini ci metteranno 5 minuti a cuocere. A 4 li tolgo, nel frattempo riaccendo il fuoco delle verdure. Riunisco il manzo. Facciamo saltare. La pasta è pronta. Un altro giro di salsa di soia. Mancano solo i germogli. Un'ultima saltata. Siamo pronti per impiattare. Ora sono costretto ad assaggiare. Prendiamo una bella manciata di tutto. La pasta è cotta al punto giusto. Le verdure sono rimaste croccantissime. Il manzo ha mantenuto quella crosticina che tanto mi ricorda quell'inverno uggioso londinese. Spaghettini con manzo marinato e verdure. Questa è la mia versione, aspetto la tua.